L'esame della creatinina misurata nel sangue è utile a valutare la salute dei reni. La creatinina è una sostanza di rifiuto che può provenire da 1. Metabolismo muscolare, dove si usa la creatina come forma di energia e questo produce come scarto la creatinina. 2. Come conseguenza del consumo di carne, anche se questo ha in realtà un impatto decisamente inferiore sulle quantità circolanti. L'utilità dell'esame deriva dal fatto che, data una certa corporatura, la quantità di creatinina prodotta è prevedibile con buona precisione. Sapendo che se i reni sono in buona salute e la molecola viene costantemente smaltita, ci aspettiamo che i livelli circolanti si mantengano sempre bassi. È vero che la produciamo in continuazione, ma altrettanto costantemente andiamo a smaltirla, come in un lavandino in cui ci sia un rubinetto aperto, ma l'acqua non si accumula oltre una certa soglia minima perché anche il tappo è aperto. L'esame può essere utile in numerose situazioni, ma tra i motivi principali per cui viene richiesta ricordiamo: controllo di routine, ovvero una periodica verifica della salute renale, verifica prima di esami strumentali, penso all'TAC, che richiedono la somministrazione di mezzi di contrasto per evitare che una cattiva funzionalità renale impedisca il corretto smaltimento del contrasto. 3. Monitoraggio dei pazienti a rischio di malattie renali, penso ad esempio a pazienti diabetici oppure anche con pressione alta. 4. Verifica periodica di pazienti affetti da insufficienza renale. Poiché le quantità di creatinina circolanti dipendono essenzialmente dalla massa muscolare del soggetto, di solito gli uomini mostrano livelli più alti delle donne, fattore che si riflette anche nell'intervallo considerato normale, al pari peraltro dell'età, perché chiaramente la massa muscolare assoluta di un bambino è molto diversa da quella di un adulto. Come abbiamo accennato prima, se il livello della creatinina nel sangue è troppo alto, significa che i reni non funzionano sufficientemente bene. Tornando al paragone del lavandino, se il tappo dovesse iniziare a chiudersi un pochino, il livello di acqua nel lavandino aumenterebbe. La stessa cosa succede in caso di malattia renale. I reni, incapaci di smaltire adeguatamente la creatinina che viene giornalmente prodotta, causerebbero un aumento della sua concentrazione nel sangue. Aumento che sarebbe peraltro proporzionale all'entità del danno. Attenzione però, è bene tenere a mente alcuni aspetti importanti prima di pensare al peggio, perché esistono diverse e numerose ragioni non preoccupanti che possono spiegare un aumento moderato o comunque occasionale. 1. Disidratazione. Se per esempio bevi troppo poco o se magari hai sudato moltissimo prima dell'esame senza reintegrare adeguatamente, i livelli saranno aumentati. 2. Consumi magari troppa carne, ma di questo ne parliamo meglio dopo. 3. Hai subito un qualche tipo di trauma muscolare. 4. Pratichi attività sportive intensamente, anche se in realtà è raro che i livelli aumentino oltre il limite massimo. 5. Assumi integratori di creatinina, ma anche di questo ne parliamo meglio alla fine. In ogni caso, in presenza di un valore alto senza apparente spiegazione, è possibile che il medico richieda la ripetizione dell'esame, eventualmente associandolo ad altri parametri, come albumina, urea ed esami delle urine. Di per sé un valore di creatinina troppo alto non è causa di sintomi, che tuttavia possono comparire come conseguenza di un effettivo danno renale. Ecco quindi come la presenza dei disturbi che andremo a vedere rende questa ipotesi diagnostica più probabile. Facile affaticamento e problemi di concentrazione, scarso appetito, disturbi del sonno, gonfiore e edema, soprattutto intorno agli occhi, volto, polsi, addome, cosce e caviglie, urina scura, magari con tracce di sangue o color fondo di caffè. Riduzione della produzione di urina o altri disturbi urinari, compreso anche un'eccessiva produzione. Dolore al fianco, sotto le costole, nella zona dei reni. Pressione alta, che a dire il vero è spesso più causa che effetto, soprattutto nelle fasi iniziali dei danni renali. Solo raramente invece il valore di creatinina è più basso rispetto al riferimento e tipicamente succede come conseguenza di una massa muscolare inferiore alla media. Dal punto di vista dei reni non sarebbe quindi un grosso problema, ma magari vivilo come spunto per praticare un pochino di sport e aumentare così la tua muscolatura. E te lo dico soprattutto in un'ottica di prevenzione generale. Si registra una leggera diminuzione anche durante la gravidanza, ma anche in questo caso non di tipo preoccupante. Concludiamo infine dando risposta ad alcuni dubbi comuni in merito all'esame. La dieta influisce sulla creatinina? In generale, una dieta normale non altera in modo significativo la concentrazione della sostanza, tuttavia alcuni autori suggeriscono che i livelli potrebbero essere del 10-30% superiori nei pazienti che seguono una dieta molto ricca di carne, che peraltro, te lo ricordo, è tipicamente sconsigliata perché è legata ad un aumento del rischio cardiovascolare e oncologico. L'assunzione di integratori di creatina influisce sulla quantità di creatinina nel sangue?
La creatina è una sostanza prodotta per lo più dal fegato e trasportata poi nei muscoli, dove viene usata come fonte di energia per l'attività muscolare. Una volta nei muscoli, parte di questa creatina viene convertita spontaneamente in creatinina. Non dovrebbe quindi stupire che la creatina sia disponibile in commercio sotto forma di integratore sportivo, che effettivamente potrebbe leggermente influire sui valori di creatinina nel sangue.